Salve popolo giocante! La puntata di oggi è dedicata alla retrocompatibilità, quindi io in teoria potrei gongolare per 2 ore chiamando in causa tutti quelli che per 3 anni, specialmente i sonari, hanno detto che la retrocompatibilità non serve, la retrocompatibilità è una cavolata, più esclusive, ma le esclusive è il male! Però io sono buono e non lo farò, anche perché la puntata di oggi è offerta da uno sponsor che non vuole che io faccia questo tipo di discorso. Vi sentite esclusi da questo mondo dei social? Allora QGIN è quello che fa per voi. Non lasciare che la tua ignoranza ti escluda dal dibattito social. QGIN è la rivista gratuita che non ti insegnerà un cazzo di nuovo. Tra le pagine di QGIN troverai la giusta arroganza per affermarti in un mondo che vuole lasciarti indietro solo perché ti rompi i coglioni di informarti. Nel numero di questo mese, segreti industriali del giorno, cose che QGIN dice solo a te. Un architetto di sistema? Ma basta un geometra! È tutta invidia. Come chiudere rapidamente il discorso davanti ad un'affermazione a cui non sai controbattere? Iscriviti adesso e riceverai gratuitamente la tua copia mensile di QGIN direttamente sul tuo account Yahoo! Il servizio è offerto dall'Associazione Nazionale Minorati Mentali e esclusive. Ragazzi, è un servizio veramente straordinario questo di QGIN, del tutto gratuito, assolutamente gratuito. Salve popolo giocante! Salve popolo giocante e benvenuti a questa nostra puntata dove parleremo di retrocompatibilità. Io sono retto compatibile, basta, anche ratto compatibile a volte. Volevo prima di cominciare la puntata ricordare che abbiamo aperto il nostro gruppo Telegram, trovate il link in basso, e ringraziamo già tutti quelli che ci sono dentro, che stanno avendo, ogni tanto parlano direttamente con noi, parlano tra di loro e diamo qualche esclusiva, qualche battutina, insomma, speriamo che il gruppo cresca. Dopodiché volevo cogliere questa occasione per parlare anche un po' degli appuntamenti del mese, sì, presa. Gli appuntamenti del mese. Allora, oggi abbiamo avuto conferma che Microsoft ci ha scalato ben quasi 400 euro e che i nostri controller Elite 2 sono in arrivo, quindi... Ma che cazzo gliene frega a loro? E te lo dico subito, perché il 4 o il 3, se dovessero arrivare prima, o il 2, sì, non si sa, noi faremo l'unboxing dei nostri controller Elite. Ma che cazzo gliene frega a loro? Ci seguono, stanno sul nostro canale, ci seguono. Divertiti. E soprattutto, la cosa più importante che voglio ribadire all'inizio di questo video è che il giorno 8 novembre, sì, day one di Death Stranding, ci sarà una live su questo canale con ospite esclusivo il maestro Kojima, che giocherà con noi a Death Stranding. Il maestro, io non ci sono mai perché non vi sopportate. E no, ma non ci sarò neanche io, perché a fare da host di questa live ci sarà il mago Multiplayo. Quindi culo. Ricordatevi, 4 novembre il controller, 8 novembre Death Stranding. Vabbè, la puntata è finita, possiamo andarci. No, vabbè. E quindi parliamo adesso di PlayStation 5, Death Stranding, sì, PlayStation. Sì, 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 sì. Non si parla d'altro al giorno d'oggi. Ma assolutamente no, non capiamo il motivo. Non capiamo il motivo. Una delle cose più chiacchierate di questa futura uscita di PlayStation 5, che sarà l'altro anno ancora, ah, e che già sarà... Ma scusa, la PS5 è l'unica console che uscirà? È l'unica che è mai uscita, soprattutto, cancellerà tutto il passato, ci sarà il dannazio memoria di ogni macchina da gioco. Non parlare inglese, che i nostri iscritti non lo conoscono. Ok, una delle cose di cui si chiacchiera, caro Jake, è la retrocompatibilità, perché è uscita mezza parola comunque, non è che ci hanno spiegato filo e per segno. Ma loro non vogliono la retrocompatibilità, vogliono che sia retrocompatibile, o meglio, giocabile è un gioco solo. Che sarebbe? Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, sti cazzi. Vabbè, io non riuscirei mai a dirlo, ma soprattutto questa è una dimostrazione che siete rimasti bloccati ai vostri 11 anni. Esatto, esatto. Io andrei a farmi vedere da uno buono. Sì. Comunque, ciao. Tornando a noi, non voglio entrare nel dettaglio di cose che non so, come fanno gli altri colleghi che parlano di PS5 che non c'è, però... Noi sappiamo, lui, non io, sappiamo qualcosina riguardo alla retrocompatibilità. Sì, diciamo che mi informo, sai, come poi le console le ho avute un po' tutte. Che cos'è la retrocompatibilità? La domanda è un po' più sciocchina. La retrocompatibilità, che cos'è? È quella funzione di una console, di un qualcosa di nuovo, che permette di far funzionare qualcosa che è uscito della generazione precedente o addirittura delle generazioni prima. Mm-hmm. E scusami, qual è, perché si faceva la discussione, proprio tu facevi la discussione con un tizio su un gruppo
di dubbia provenienza, sì, di laureati in informatica, forse loro useranno Cugin sì, tantissimo, sì, riguardo alla retrocompatibilità hardware e la retrocompatibilità sì, c'è molta confusione perché facciamo un esempio, la PlayStation 3 riusciva, almeno la prima, la FAT, quella lì da 60, la prima PlayStation 3, quella che costava 550 euro, insomma, ricordiamocelo, sì, esattamente, aveva dentro nella piastra madre il chip della PlayStation 2, quindi era stata fatta con due chip, diciamo tre. Perché ne aveva tre, il Cell, poi il Reality Synthetizer e poi l'Emotion Engine, quello per farvi capire quello che era qui dentro. Carino. Ok, l'Emotion Engine. Emotion. Sì, era un grande processore fondamentalmente. Questo perché? Perché la PlayStation 3 aveva un'architettura completamente diversa dalla PlayStation 2 e soprattutto completamente diversa da qualsiasi altra console coeva della PlayStation 3. Mm-hmm. Ok, quindi loro fecero un progetto assolutamente originale e standalone. Non voglio entrare nel dettaglio, ma sappiate che era di architettura RISC, però vabbè. Vabbè, io conosco solo RISC, quello che sì, il risico, okay. esatto. E quindi invece? E quindi per far girare i giochi della PlayStation 2 occorreva il chip della PlayStation 2, quindi... perché l'emulazione software sarebbe stata troppo dispendiosa a carico del processore e quindi non possibile. Okay, ok, quindi per dirla in maniera proprio pane e pomodoro, peperoni. Il processore era così scrauso della PlayStation 3 che non sarebbe mai riuscito ad emulare in via software, cioè l'emulazione software è quella parte di software, appunto, come quel codice che riesce ad emulare un chip. Ma un chip è qualcosa che si tocca. È fisico, quindi. Ok, quindi emulare vuol dire che deve fare tanti calcoli. Quindi in pratica PlayStation 3 per far girare i giochi della PlayStation 2 aveva dentro una PlayStation 2. Esattamente. Ok. Che poi hanno deciso di togliere perché costava troppo. Ok. Grande Sony, grande. La PlayStation 1 invece potevi giocare con i giochi PlayStation 1 perché su PSP molte poche persone sapevano in quell'epoca che era uscita la possibilità di giocare ai giochi PS1. Ma come? Tramite emulazione software. Perché nella PSP, negli ultimi aggiornamenti, c'era la possibilità di far leggere i giochi tramite una conversione, poi fondamentalmente voluta da Sony, in eboot.pbp, sì, quindi tutto si convertiva la chiaro. ISO, si convertiva semplicemente la ISO, si metteva nella PlayStation, la PSP la leggeva. Ah, punto. Interessante. E questo non l'ha detto a nessuno per paura che no, l'ha detto perché se vedete nel catalogo PSP c'erano molti giochi della PlayStation 1 già convertiti, già pronti, già fatti. Ok, quindi diciamo in un certo senso, perdonami il parallelismo, è un sistema simile a quello che One ha adottato per 360, sì, perché sì. È un'emulazione software. È un po' diversa perché PlayStation, diciamo, si era scritta il software da solo. Ok, da sola, per far girare, tant'è vero che i file .pbp, che erano i file PS1 convertiti, poi sono usati ora, in questo momento, negli emulatori. Nell'emulatore PSX Rearmed, che è l'emulatore della PlayStation Classic, Mini Classic, quindi la Sony fondamentalmente non butta via niente, non butta via assolutamente, però niente. Vi fa ricomprare le cose quattro volte. PlayStation non è stata l'unica console a rendere le cose retrocompatibili, no? No, assolutamente, cioè, premettiamo che non è una scelta della casa, è una richiesta degli utenti. Assolutamente, ma infatti la cosa che mi dà più fastidio in questi giorni è che sembra che la retrocompatibilità sia stata inventata da Sony. Ma tutto realtà, viene inventato da Sony, anche il pad viene inventato da Sony. Ci sono nella storia tante conversioni a aggeggi ultra fantastici che hanno aiutato a rendere retrocompatibile la console oppure l'oggetto che avevamo. Per esempio, io ho una Nintendo Switch e sulla Nintendo Switch posso giocare a dei vecchi giochi di Nintendo, forse GameCube, non quello so quale, è via emulazione software sempre. Che sì. Noi sappiamo che il software di emulazione Nintendo è uno dei più abusati, infatti Nintendo ha fatto chiudere Emo Paradise. Sì, infatti sì. RIP Emo Paradise. Sì. Per quanto riguarda poi, avevi parlato di Xbox One, come fa a convertire i giochi per Xbox 360? In realtà non li converte.
Xbox One e Xbox 360 hanno sì la stessa architettura, mm-hmm. ma processori fondamentalmente diversi. Molto diversi. Diversi, ma sono molto simili perché ormai le console sono standard, Jaguar, AMD Jaguar, quindi fondamentalmente creare, riscrivere, ok, il boot mm-hmm. del gioco per un'altra console è facile, però si deve, non è un'emulazione software. Non è neanche un'emulazione hardware, semplicemente quel gioco, il boot di quel gioco è riscritto per quel processore. Basta. Quindi non c'è bisogno di fare un remake del gioco assolutamente, o fare enormi assolutamente. Lavori sul codice. Ma assolutamente no, basta riscrivere il boot. Allora, questo ve lo dirò io, parecchi giochi attendono a essere resi retrocompatibili per una questione di licenze. Perché 10-15 anni fa oramai, perché parliamo di un bel po' di anni fa, quando c'erano 360 e PlayStation 3 o PlayStation 2 ancora prima, nessuno pensava che i giochi avessero avuto una vita così lunga, quindi le licenze per colonne sonore, certo. personaggi, certo. venivano acquistate per risparmiare in tempi brevi. E ora come ora, per quello che è il mercato della retrocompatibilità, non converrebbe riacquistare queste licenze. Ed è il motivo per cui non vedremo un Vice City rimasterizzato. Vabbè, quello poi la Rockstar la pensa tutta a modo suo. Lo rifà, ma non ve lo rimasterizza. Vogliamo Vabbè. Parlare un po' di storia? Parliamo un po' di storia. Prendete la Wii. Mm-hmm. La Wii era retrocompatibile con i giochi GameCube. Vero. Perché? Perché la Wii era una GameCube. Era una GameCube allargata. Sì, fondamentalmente era una GameCube un po' più Però non lo dite a nessuno. Non lo dite a nessuno, anche perché cioè, l'hardware era quello. Però lì la Nintendo ha inventato il pad. Ah no, il pad l'ha inventato Sony con PlayStation 5. Ancora bravo. Deve... Ecco, come i meme che stanno girando in questi giorni. Se l'ossigeno è stato scoperto nel 1972. Come respiravamo prima? Esattamente. Ve lo ricordate l'adattatore per Mega Drive che faceva leggere le cartuccine del Master System? No, io no. No, era un cosino, in questo momento lo state vedendo, fatto apposta tipo a cartuccione che si metteva nel cartuccione del Mega Drive ed era una delle prime aggeggi retrocompatibili che permettevano una vera e propria retrocompatibilità hardware, nel ufficiale, senso che è stato c'è un pezzo a parte che rendeva sì, certo, retrocompatibile ufficiale. C'era poi l'adattatore che poteva far leggere i giochi del NES sul Super Nintendo, che non era tanto ufficiale. Poi c'era l'adattatore per GameCube che ti poteva far leggere i giochi del Game Boy Advance. Questo era molto divertente. C'era addirittura la possibilità per chi acquistava il Nintendo DS, il primo, la possibilità di far leggere i giochi Game Boy. Beh. Oltre al fatto che il Game Boy Advance leggeva naturalmente i giochi Game Boy 1, oltre che quelli dell'Advance. Diciamo che Nintendo è stata sempre un po' più morbida riguardo al discorso di... Anche perché forse adesso è rientrata nell'era dei remake... Sì, adesso Guardando è entrata nell'era dei remake con Zelda Awakening, ne abbiamo appunto la E lui la si è innamorato di questo gioco. Sì, no, non ho mai giocato Zelda Awakening, vero, giuro. Ma forse anche se l'avesse giocato, perché la prima cosa che gli ho detto, no vabbè ma tu stai riprovando un'emozione vecchia, e lui mi ha detto no, non l'ho mai giocato, questa emozione è del tutto nuova. E discutendo tra di noi, io mi sono reso conto che... E questo lo voglio dire a tutti i detrattori che la retrocompatibilità non serve. Noi abbiamo bisogno di retrocompatibilità, qualche volta anche di remastered, ma diciamo abbiamo bisogno di retrocompatibilità perché tu hai provato emozioni nel modo di fare un gioco che adesso si sono perdute. Assolutamente, certo, questo è il problema, è proprio qui. Non parliamo del gioco, ma del modo di fare i giochi. Questa poi sì. magari è una cosa che diremo in un'altra puntata. Fondamentalmente perché... quello che sta cercando di dire è che il gameplay è quello che rende il videogioco appetibile. Un videogioco. Insomma, popolo giocante, spero che siamo riusciti... Che è successo? Che sta succedendo? Un attimo, notifiche, ma che è? No, ma io ti prego ogni volta di mettere la modalità aereo. No, mi dimentico, ma che è? Che è sto come l'hai mandato tu? Che cosa? Madre! Ah, che dolore, sono stata trafitta. Presto, portiamola dal dottore. L'unico che mi può aiutare adesso è il dottor Memme, il fratello del dottor Lemme. La porto subito. Ah, sì, Dario Fashion Blogger. Sì, lui è un mito. Dottore, hai visto? La prego. Ma che sto vedendo? Io non lo so che cos'è, ma quante scritte c'ho? Ma più di 30.000 su Instagram, più di 3.000 su... Sono disposto a pagare. Cioè, questo c'ha più di 3... No, ragazzi, mi dispiace, questa è la nostra ultima puntata. Ma vabbè, ma... Chiudo il canale! Chiudo il canale!
guarda in cosa che post mi hanno taggato. EveryEye.it. Fallo vedere, fallo vedere. È ufficiale. The Last of Us 2 slitta la primavera. Sony annuncia la nuova data di uscita. Ma fate sempre questo. Basta. Fate sempre questo. Non comprare l'animazione. L'innovazione. Sembra Enzo Paolo Tucchi comunque. Questo è vero.